Ok, iniziata la registrazione. Ripassiamo ragazzi e ragazze questo argomento che è un argomento del biennio, diciamo dell'algebra se vogliamo, che però è uno di quegli strumenti, se vogliamo, che ci ritroviamo sempre avanti. Qual è il significato di quel notevoli? Proprio di essere noti, cioè stanno dei binomi o trinomi, quelli che saranno, che appena li vediamo, come dire, dobbiamo cercare di intuire che cosa sono. E chiaramente quell'intuire cosa sono ci serve per semplificare semmai c'è una frazione, insomma, un'equazione semmai da svolgere. Va bene? Quindi, cioè, ci risparmiamo molti calcoli se andiamo a individuare quello che sono. Uno dei primi binomi notevoli, proprio i più classici, è somma per differenza. Per differenza. Ovvero, se io ho, mettiamo A e B, A meno, vabbè, A più, visto che ho detto somma, per A meno B, vedete, se noi andiamo a svolgere tutti i prodotti, no? Poi il prodotto di due binomi, come si fa il prodotto tra due binomi? Facendo tutti i prodotti possibili, quindi saranno quattro prodotto. A per A, quindi A al quadrato, A per meno B, quindi meno AB, poi B per A, quindi più, metto AB sempre perché insomma B per A e A per B, scambiando l'ordine dei fattori il prodotto è lo stesso, e B per meno B, meno B quadro. Che è accaduto? Che abbiamo due monomi opposti. AB e meno AB, quindi questi qua se ne vanno. Cosa ci è venuto fuori? A quadro meno B quadro. Il fatto che questo sia un binomio notevole, che significa? Che ogni volta che ce lo troviamo davanti non dobbiamo fare i quattro prodotti, va bene? Perché se no non vanifichiamo, come dire, questa informazione che abbiamo. Che noi ogni volta, ma facciamo un esempio, immaginate di avere 2x meno 3y per 2x più 3y. Se io mi mettessi a fare i quattro prodotti, non starei usando il concetto dei prodotti notevoli, starei facendo il prodotto tra due binomi. Invece, utilizzare i prodotti notevoli, che cosa significa? Che informazione ci viene qui? Che quando abbiamo il prodotto della somma di due termini per gli stessi termini però sottratti, è il quadrato del primo meno il quadrato del secondo. Quindi qui, senza svolgere nessun calcolo, posso scrivere il quadrato del primo, quindi 4x quadro meno 9y quadro, che è il quadrato del secondo. Va bene? Quindi questo è proprio un esempio banale di come possa essere utilizzato un prodotto notevole. Chiaramente in alcune situazioni, diciamo, potrebbe essere usata al contrario la cosa. Cioè, abbiamo la differenza di quadrati in un contesto, ma ne facciamo pure qua un esempio di un'espressione, diciamo, può essere una frazione, una qualunque cosa, sfruttare il fatto che quello è un prodotto notevole, quindi può essere scritto, cioè, come dire, abbiamo la differenza di quadrati, la possiamo scrivere come somma per differenza. Un altro esempio banale, immaginate che abbiamo, esempio 2, almeno. Questa era l'1, che abbiamo, che ne so, A quadro meno B quadro fratto A più B. No, ho messo una cosa banalissima. Beh, così come stanno, si può semplificare? Assolutamente no. Invece, se vado ad osservare che questo è un binomio notevole, cioè che può essere scritto come A meno B per A più B, chiaramente sotto non è casuale il fatto di aver messo A più B. E vedete, sotto non c'è la parentesi perché non è moltiplicato per nulla, quindi non ce n'era bisogno, ma è come se ci stesse una parentesi, eh? E quindi possiamo semplificare scusate, quel binomio. Giusto il caso di richiamare un classico errore che spesso viene commesso. Se io ho A più B fratto B, cioè non si può semplificare sta cosa, eh? Solo i fattori comuni possono essere semplificati, cioè se io avessi avuto A per B
tratto B avrei potuto semplificare perché quel B è fattore comune. Chiaramente cosa lo fa diventare fattore comune? O che, vabbè, direttamente ho dei monomi moltiplicati tra di loro, o delle cose anche tra parentesi. Va bene, allora dice se questo è uguale a questo, poi posso semplificarlo. Va bene? Quindi non fate, commettete questi errori che sono banali, ma allo stesso tempo gravi, perché uno che fa una semplificazione di questo tipo significa che non ricorda che la semplificazione è solo dei fattori comuni. Quindi, se c'è la possibilità di portare a fattore comune, a numeratore, a denominatore qualcosa, lo si porta. Allora, una volta portato a fattore comune, cioè significa che tutti i termini di quel numeratore o di quel denominatore hanno quel fattore che ho messo in evidenza per capirci, allora poi lo posso semplificare. Va bene, quindi somma per differenza è il primo. Altri binomi notevoli, per esempio il quadrato di binomio proprio. Nel video uscirà pure il nostro venditore, vabbè, lo immortaliamo. A più b al quadrato. Anche qui vedete, scusate, il quadrato di un binomio non sarebbe A più B per A più B, perché quel binomio al quadrato significa il binomio per se stesso, ma per una volta lo facciamo, lo svolgiamo qui che verrebbe fuori. A quadro quando faccio A per A, poi A per B, quindi più AB, poi B per A, quindi più AB ancora, ripeto, scrivo, diciamo già, è inutile mettere BA perché poi agli occhi vi potrebbe sembrare un'altra cosa, ma è la stessa, b per b, quindi più b quadro. Va bene? Questo che cos'è? A quadro. Beh, questi due sono binomi non solo simili, sono addirittura uguali, quindi si sovrano, no? Quindi è più 2ab più b quadro. Come si traduce anche a voce questa cosa? Il quadrato di un binomio è dato da che cosa? Dal quadrato del primo più il quadrato del secondo più il doppio prodotto del primo per il secondo. Anche questa catena di calcoli, banale che sia, semplice che sia, noi non c'è bisogno che ogni volta la rifacciamo, perché se ci ricordiamo che è un quadrato di binomio, non abbiamo bisogno di rifarlo. Vedete? Cioè ogni volta che vi mettete e fate una cosa del genere, non è errato, non sto dicendo che è errato. È, come dire, il non usare, cioè se voi fate, per capirci, un esercizio sui binomi notevoli e fate in questo modo, è chiaro che vi viene segnato, non, ripeto, è una forzatura a dire un errore, ma come a dire, scusa, stiamo facendo i binomi notevoli e tu non lo conosci quel binomio notevole, perché se l'avessi conosciuto non avresti fatto i calcoli come normalmente. Anche qui facciamo un esempio, giusto, che ne so, 3x più 2y al quadrato. Chi mi vuole aiutare a dire quanto vale? Vai. Allora, quindi il quadrato del primo che è 9x quadro. Poi. Va bene, 4y quadro. Allora, qua vedete, il prodotto è 3 per 2, 6, il doppio, giustamente, 12 xy. Va bene? E quindi, vedete, ho scritto direttamente il risultato. È chiaro che se avessi pure qua scritto 3x più 2y, che moltiplica per se stesso più 2y, e facendo i quattro prodotti, ci sarebbe ovviamente venuto lo stesso risultato, ma non avremmo utilizzato il binomio notevole. L'altro binomio notevole che in realtà potrebbe essere ricondotto a questo è quando c'è il meno, però trattiamolo come fosse, scusate, no, un binomio a parte, quindi quando c'è a meno b al quadrato. Vogliamo scrivere direttamente adesso che cosa viene? Perché che cambierà nel doppio prodotto che viene negativo? Sarà il quadrato del primo, vabbè, scriviamolo così, il quadrato del secondo, meno il doppio prodotto. Va bene? Quindi se avessimo avuto, che ne so, 5y meno 7x al quadrato, quando sarebbe venuto?
Allora, 25 y quadro, poi facciamo il quadrato del secondo, 49x quadro, poi 7 per 5, 35, il doppio è 70 meno 70x, y. Va bene? Chiaramente nel prodotto non dimenticate nessun pezzo, perché insomma a volte capita anche per la fretta di fare qualche errore. Quindi quando c'è il meno, ricordatevi che il doppio prodotto è negativo, quando c'è il più, ovviamente sono tutte e due positive. Ovviamente potrebbe capitare un caso particolarissimo, tipo meno, immaginate lo stesso, 5y meno 7x tutto al quadrato. Beh, la presenza di due meno, praticamente che cosa farà? Il quadrato del primo, il quadrato di meno 5 è comunque meno 5y, è più 25. Il quadrato, quindi 25 y quadro. Il quadrato del secondo pure, quindi più 49 y quadro. Quando vado a fare il doppio prodotto è meno per meno, quindi ancora più 70 x y. Insomma, in poche parole, infatti prima di dimenarci in tutta questa cosa avremmo potuto fare questo, cioè 5y meno 7x tutto quanto al quadrato, scriverlo così. Perché se è scritto così, vedete, ho messo in evidenza, no, non puoi più però, ho messo in evidenza il meno, no? Ce l'hanno entrambi. Adesso che cosa sarebbe questo? Meno 1, perché il meno fuori è come fosse un meno 1 al quadrato, e qui 5y più 7x al quadrato, va bene, separandoli per così dire. Qua adesso, è evidente che sono tutti positivi, ma meno 1 al quadrato oppure ovviamente positivo. Altri binomi notevoli, ne ricordate qualcuno? Per esempio, se c'è A quadro più B quadro, è un binomio notevole? Questo non è nulla. Che dicevate? Sentivo un'altra cosa? Del trinomio. Quindi quando abbiamo A più B, quindi questo non è un binomio notevole, ancora poi ve lo ritrovate scritto, sembra, quindi se c'è in un'espressione non possiamo semplificarlo. Se abbiamo A più B alla terza, va bene? Qua pure vi risparmio tutta quella catena di... Qua per esempio che sarebbe stato invece per arrivare alla formula? A più B per A più B per A più B, non vi pare? Dove non c'è modo che farlo, che fare prima il prodotto tra due binomi, ciò che verrà fuori per il terzo binomio, vabbè che sembra lo stesso. Per farla breve, che viene? Il cubo del primo più... Vabbè, mettiamo i cubi, il cubo del secondo, triplo prodotto del quadrato del primo per il secondo, più il triplo prodotto del primo per il quadrato del secondo. Fatemi cancellare sta cosa, tanto non ci serve. Va bene? Se invece il trinomio fosse stato con il meno, che sarebbe stato? Cubo del primo meno il cubo del secondo, poi... se il quadrato è del primo, vedete, anche per ricordarvi, vi sto dicendo questa cosa, è come se questo venisse al quadrato, quindi questo rimane com'è, quindi rimane il meno, quindi è meno 3 volte A quadro B. Invece vedete, quando faremo il quadrato del secondo, cioè AB quadro, è come se facessimo meno B al quadrato e quindi verrà positivo, quindi è più 3AB quadro. Va bene? Perché qui, allora, mentre se è A più B alla terza sono tutti positivi, il problema non si pone. Quando c'è il meno, uno, insomma, può confondersi. Quando c'è il quadrato del primo, il meno rimane perché non è al quadrato, ma è appunto come fosse per meno B, quindi permane. Quando invece quel meno B al quadrato fa, tornare positiva la cosa. Va bene, quindi... questo, vabbè, poi ce ne stanno altri, insomma, anzi, no, uno lo dobbiamo fare assolutamente. La differenza di cubi,
Cioè, se io ho A alla terza meno B alla terza, come può essere scritto questo? Come? A meno B che moltiplica? Allora, qui dovete ricordarvi come regola. Si abbassa di grado, si fanno tutti, come dire, i prodotti o le potenze, vabbè, quindi di grado 2, perché quando c'è solo A, grande grado 2, e sono tutti positivi. Per farla breve, viene A quadro più AB più B quadro. Vedete le potenze, ogni termine vedete che è di grado 2, perché questo è grado 2 e si vede. A per B è grado 2 pure, perché ognuno è grado 1, i gradi si sommano quando sono moltiplicati, se sono sommati no. Poi c'è solo B, sempre grado 2. Invece se fosse stato A alla terza più B alla terza, beh qui a differenza di A quadro più B quadro che non è nulla, come avevamo accennato prima, alla terza più B alla terza è un prodotto notevole, un binomio, scusate, notevole. Ed è A più B. Qui che sarà? Beh, non può essere tale e quale a questo. Qual è invece qui la regola? Sono assegni alterni. Quindi sarà A quadro meno AB più B quadro. Chiaramente non c'è bisogno di fare un atto di fede per vedere sta cosa, perché basterebbe prendere questi termini, rimoltiplicarli e vedere che giungeremmo al binomio da cui invece siamo partiti. Quindi alla terza più B alla terza. Va bene, quindi questi sono più o meno i binomi notevoli o prodotti notevoli che, come detto, ci tornano utili in molte espressioni dove o abbiamo il binomio e vogliamo, come dire, scrivere che cosa può essere, diciamo, come può essere sviluppato, quindi per capirci in questo verso, o a volte al contrario, cioè abbiamo lo sviluppo di un binomio notevole e, come dire, ci può tornare utile invece riscriverlo nella sua forma compatta.